Ok, si ritorna a carpe per la prima volta, qua ne vedo due davanti a me. Ok, è da tanto che non pesco a mosca, quindi se farò qualche errore perdonatemi. Più avanti ho visto altri pesci, gliel'ho calata davanti, lei sembra averla vista, è una piccola carpettina. Aver apprezzato granché, qua davanti ce ne sono altre due piccoline. Proviamo su queste due, tanto sono micro. Non gli è piaciuta molto. Vediamo un po' su quelle. Lanciamo più avanti, sia come distanza orizzontale e come verticale davanti alla loro bocca. Si sta avvicinando, sta mangiando. Oh, si è accorta. L'ho cavata dalla bocca, porca puttana. È piccolina questa carpettina, però ha fame. È una piccola mosca bianco-arancione. Sto cercando di simulare un gamberetto. Proviamo su una più avanti, vi ho detto ragazzi che sono arrugginito. Proviamo a cambiare mosca. Voilà. Abbiamo moschina. Ok. Andiamo con questa. Mi piace il naturale. Questa sarà perfetta. Vedo fango in sospensione, c'è una piccola carpetta qui davanti, forse anche più di una, no, una e basta. L'ho lanciata di fianco, lei non si è accorta di niente, ha visto la mosca, sta mangiando, no, si è spaventata, no, ce l'ha, ha preso la mosca e si è autoallamata, praticamente. Questa non la godino, neanche la rilascio in acqua. Piccolina, faccio giusto una fotina. Comunque ti ricchia questa carpetta. Guardate qua, primo pesce della pescata. Ok, slamata. Via che riparte e noi ripartiamo a pescare. Minchia, mi sono fatto tutto, occhiali, faccia. Oh, c'è un'altra piccolina qui davanti che sta grufolando. Testi, si sta pure allontanando. Ce n'è una anche qua, sempre piccolina. Non mi era accorta, era sull'altra sponda. Allora proviamo su questa qua che è un po' più grandicella. Perfetto, si è messa anche a favore, gliel'ho lanciato davanti, l'ha visto subito, è là, ce l'ha in bocca, ferrata, presa subito. L'ho lasciata un attimo in bocca in modo che la prendesse per bene, per evitare slamature, e via subito un'altra, subito, proprio prima mangiata successiva alla precedente. Anche questa, essendo una piccolina,
la slamo direttamente in acqua, non sto a guadinarla. Ok, guardate, presa perfetta in punta della bocca. Partiamo bene, questa mosca è veramente catturante, è una bestia di mosca questa. E ripeto, devo prendermi una canna più corta, è tanto lunga per pescare così. Ok, no, no, sul ramo, no, sul ramo. Aspetta, andiamo un po' giù così disturbiamo meno la zona. Ok, ecco qua, mi sembra un buon punto. Ecco qua. Ok, slamiamola, guardate, la sto tenendo direttamente in acqua. L'acqua sarà sui 20 gradi, 18-20. Ecco, guardate, slamata in acqua, dato che è piccolina. E via. Ecco, quello che mi sono dimenticato oggi è un asciugamano, perché sono venuto molto più leggero rispetto al solito. Oh, come vedete qua ho il giubbottino da pesca e uno zainetto con la roba, le camere. E basta, non ho nient'altro, non ho zaino più grande e capiente, quindi mi sono dimenticato lo straccio. Allora, là ne vedo una carina che grufola, qua ce n'è un'altra, puntiamo su quella che sembra più carina. Allora devo contrastare il vento che va nella stessa direzione della corrente. Quindi pensate un po' voi, dopo la sottoriva semmai ce n'è un'altra. Proviamo a lanciarli. Prenderla non dovrebbe. Oh, questo è un buon lancio, questo è un buon lancio. Cavolo! Sì, l'ha vista, l'ha vista, l'ha vista, l'ha vista. L'ha vista, però gli sta scappando. Forse ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha in bocca. No. No, no, no. Non ce l'aveva in bocca. Mangiando ed è molto indaffarata, però non riesco a lanciare, capite ragazzi? Cioè, prende troppo vento la coda. Oggi sarebbe stata durissima anche per lo spinning, soprattutto con un testino da 1,8 sarebbe stato praticamente impossibile lanciare giusto e quindi sbagliare continuamente. Allora adesso vediamo un po'. Oh, sta mangiando, questa è la coda. Boom baby, un'altra piccolina. L'ho vista mangiare, l'ho lasciata mangiare ed eccola qui. Playful Fishing 2019. Oddio. Quindi questa è una piccolina, quindi la lascio diretta in acqua. Faccio giusto una fotina, così mi tengo il conto di quante carpe ho fatto oggi, perché sembrerebbe una giornata interessante nonostante le brutte condizioni. Oggi si punta al numero e non alla taglia, come ho detto prima. Ok, vedere un attimo. Allora qua c'è una buca dove di solito le carpe stazionano e girano intorno. Normalmente girano su queste zone qua più profonde, ma oggi è tanto tanto bassa, quindi vedo delle bolle, quindi bisogna far piano e passargli davanti in modo che prendo vento e corrente dalla mia. Allora, piano piano. Ok, una scia e la seconda è lì. Occhio perché qua, eccole, infatti qua ci sono due carpettine per l'appunto che mi sdobbano completamente l'esca. Thank you.
visto, guardate come mi segue, questa la vuole mangiare. 3, 2, 1, sono già sicuro che ce l'ha in bocca. Visto. Ho ormai imparato il timing della mangiata della carpa. L'ho vista andare giù, ho intuito che voleva prendere l'esca e questa sarebbe andata a buon fine. E ho tirato. E ho afferrato, scusate, non ho tirato. Questa è bella combattiva comunque, guardate. Guardate come piega tutta la canna. Bahia. Tira, sì. Cacchio, piega come la canna della carpa quella più grossa che ho mai preso a mosca. Perché quest'anno voglio battere quel record. So anche già lo spot per batterlo. Ma mi tocca guadinare. Corre, corre, sì, questa. Quarta carpa di giornata. Porca troia. Guardate, guardate come tira. Oh. Cioè, non è che io non sto sforzando, cioè la canna è al massimo praticamente. È frizione tutta chiusa. Canna dietro la schiena, è lei che non viene su. Cioè, punta piegata, non porta fuori quella testa, eccola qua. Adesso è pronta, non è pronta, adesso sì, se non si gira come prima, vai.